Ragazzi, buon godo day e bentornati nel nostro viaggio incredibile, assurdo all'interno di Pop Priorità in capitolo 3. Dopo aver fatto una bella giornata di registrazione, infatti i tre video scorsi li ho fatti tutti nello stesso giorno, è passato un po' di tempo. Eravamo rimasti all'interno dell'orfanotrofio incredibile, stavamo completando il puzzle e sbloccare l'altra parte, si dovrebbe aprire una porta con l'immagine del sole, se mi ricordo bene. Poi mi ricordo che abbiamo incontrato Kissimissi e secondo me quello è un segreto incredibile, perché quella porta, se non sei una di quelle persone che esplora, non credo forse tutti abbiano trovato Kissimissi che guarda quella foto, forse magari è una cosa che avete trovato tutti, però mi dà l'idea di uno di quei segreti sus da episodio extra che invece ho trovato prima, quindi bravo a me, incredibile. Voi probabilmente avrete visto più o meno i primi due episodi, io sto cercando di registrarli più in fretta possibile per evitarmi spoiler, perché fino adesso non mi sono spoilerato niente. Oggi intro breve, direi di partire incredibile, quindi continua e andiamo avanti e pazzesca assurdo. Non so quanti episodi riuscirò a registrare oggi, scusate, attivo il timer incredibile. E eravamo rimasti qua. Ok. Ah, ecco, nell'altro episodio c'era stato l'evento Aghiwaghi pure, vedi, mi stanno tornando i ricordi incredibili. Allora, datemi un attimo per ricapitolare tutto. Allora, sì, avevamo buttato la macchinetta. Allora, vi avevo detto che gennaio era un mese un po' complicato. Infatti adesso tutte le cose che dovevo fare a gennaio sono andate. Adesso da febbraio, sto guardando il calendario sus, si riparte carichi di godo. Infatti, se avete notato, nonostante tutti gli impegni che ho avuto durante gennaio, non vi ho fatto mancare i video. Sono riuscito ad essere veramente bravo e da adesso in poi, come vedete, uscirà sempre un video un giorno sì e un video un giorno no. Rispetto a prima, che mi programmavo prima i video da mettervi nelle settimane, adesso invece cercherò sempre di fare, nonostante tutto, un giorno un video, un giorno no. Mood. Allora, avevamo fatto cadere la macchinetta, sì. Avevamo sbloccato la prima parte, ok. Qui c'era il coso del maialino, se non sbaglio. Questo lo avevamo sentito nell'altro episodio, che lui tipo ci dice che ha fame. E ho fatto la battuta che lui si è mangiato i suoi compagni, perché alla fine ci dice cose veramente inquietanti. Ok, eravamo arrivati qui, ok. Qui sotto ero risceso nell'altro episodio e si tornava qui sotto, quindi è inutile scendere. Qui c'è il checkpoint, ok, possiamo andare avanti, ok. E poi sì, avevo fatto le battute che queste scatole incredibili potrebbero nascondere quella mascotte nuova, che però di fatto io non ho mai visto, quella specie di scatola che tiri la molla e esce fuori, no? Pupazzetto, no? Incredibile. Una cosa che stavo dicendo nell'altro episodio, una Aghiwaghi senza testa, è il fatto che ancora non abbiamo incontrato catnap o cose terrificanti, a parte Kissimissi, ma soprattutto non ci sono i collezionabili, neanche i fogli da legge, cioè a parte le VHS. Ah, ecco, ne ho nominata una, perfetto, ci serve la VHS verde. Non ci sono collezionabili, fogli da leggere, forse li hanno levati perché hanno pensato che la gente forse si annoiasse a raccoglierli, forse. Ah, ok. Ok, sì, perché giustamente io uso sempre la viola, non ci stavo a pensare che per queste cose servirebbe più la verde, ok. Che poi ne facciamo luce da dove? Dal petto? Vabbè. Abbiamo un telefono incorporato, abbiamo pure una luce incorporata, siamo dei cyborg tra un po'. Allora, sì, è vero, da un po' che non usavo la manina verde, giustamente. Ok, andiamo. Ai. Non abbiamo trovato la VHS verde, eh. Tra l'altro spero l'audio si senta bene, perché si era abbassato prima, l'ho dovuto rialzare, quindi spero si senta bene, ragazzi. Oh. Allora, io non so cosa è stato, però mi sono veramente cacato sotto, ragazzi. Ah, una di quei cosi, no. Se era catnap sono contento di non averlo visto. Allora, questo coso lo avevamo visto nel trailer, è una orribile statua dell'orsetto che si gira e ci guarda male. Quella statua non promette bene e qui ci sono cose. Ok. Non penso troveremo ormai la videocassetta, mi sa che è andata. Vabbè, la recupereremo nell'episodio extra perché non la vedo. Direi, se è nascosta qui per terra non la troveremo mai, ragazzi. Ah, eccolo! Ah, dobbiamo fare una roba un po' sus? Tipo così, forse? Quindi ci sono due strade? Allora, un attimo, cerchiamo un attimo. Allora, facciamo prima questa, va? Ah no, questa non apre niente. Ah, tutte e due aprono la stessa? E se io faccio così? E in quella? Cosa apre? Apre un'altra porta. Ok, quindi allora facciamo così, così. E andiamo, ragazzi. Che ansia queste porte così, Proprio senza via di scampo siamo, Ai. Queste sono le culle.
Tanto non so mai se questa è la strada giusta. Sento rumori ovunque e l'audio non è neanche al massimo. Però ho detto che questo capitolo 3 ha un mood veramente spietato. Allora, dobbiamo aprire la porta. Dobbiamo prenderla da lì. Ok. Lo faccio qui, quale si apre? Ah, questa si apre. Oh, oh, buono, eh. Ok, buongiorno. Mi guardo sempre attorno. Ok. E queste stanze così incredibili, però non c'è niente. Neanche la VHS verde. Ah, ok. E mo qual è la strada giusta allora? Mi sto perdendo. Ah, questo è un modo per... Ah, è un modo per disattivare l'orsetto. Ok, abbiamo disattivato l'orso. Mamma mia. Non so, ma la batteria ci servirà? Beh, lasciamola un attimo lì la batteria. Ci sono un sacco di vie. Allora, l'orsetto l'abbiamo disattivato, che sicuramente non era una cosa positiva averlo attivo all'orso. Però possiamo andare pure qui? Andiamo un attimo a esplorare. Qui si scende addirittura, no? E qui dove siamo? Ah, siamo a uno shortcut? È uno shortcut? No. No, questo non si apre niente. Va bene. E qui sotto dove si andrà? Allora io aspetto un attimo a scendere, perché mi sa che se scendiamo non risaliamo. Quindi io aspetterei un attimo. Allora, un attimo. Vediamo se l'orso disattivato cambia qualche cosa. Cambia qualche cosa? Chissà che facevano questi orsetti? Controllavano se i bambini dormivano? Ok, pure qui si scende. Guarda che roba. Secondo me ho fatto bene a disattivare sto coso, eh? Perché se è come nel trailer si girava e faceva cose brutte, quindi... Neanche qui. Non sa avere neanche una porta, ragazzi. Tutte chiuse. Che è successo? È cambiata la musica di colpo. Ok. Allora, questa io non so che faccia. Vabbè, teniamola. Allora, abbiamo due strade. Non so se bisognava attivarlo questo orso, lo sai? Ma no, io lo lascerei disattivato. Allora, qui possiamo scendere. Ok. Però io vorrei capire, qui dove andiamo? Si scende pure qui. Possiamo scendere? Ok, siamo scesi. C'è una testa di un gatto là dentro, non promette bene. Ok, scendiamo. Ok. Forse è la soluzione giusta. Siamo usciti qui. Abbiamo fatto bene o male? Sky the Limit, che proprio che chapter 4 sarà nello spazio, mi state a far capire. Vi immaginate proprio nello spazio? Questa è la porta di sotto. Ok. E qui che c'è? Scusate ragazzi, mi vedete un po' più silenzioso del solito, però vorrei capire perché non saprei niente. Ok, qui c'è il go-kart. Quindi un'altra strada c'era. Un'altra strada sus. Due Ok, allora, una batteria l'abbiamo trovata, eh. Allora, dove l'avevo messa la batteria? Allora, questa la portiamo subito, perché quindi me la scordo. Portiamo subito la batteria di sotto. Allora, questa l'abbiamo trovata. Bene. Ora ci serve l'altra batteria, che non abbiamo trovata, però... Ah, questa porta si apriva.
Ah, ok, forse si scende da lì. Dobbiamo tornare sopra e a sto giro scendiamo dall'altra parte. E vediamo dove andiamo, troveremo l'altra batteria. Penso. Qua. Quindi ora noi dobbiamo scendere di qua. Qua dietro. Ok. Vediamo un po' dove andremo a finire qua. Però mi dispiace che non ho trovato la VHS verde. Qui dove andiamo? Ah, ok, qui siamo qui. Allora proviamo ad andare di qua. Fa un po' fatica a scendere questo personaggio incredibile. Ok, non si può andare qui. Friends forever. Ok. Ah, siamo finiti nella porta. Ah, niente, non è questa la strada allora. C'è un'altra strada che non trovo. Neanche questa, va bene, ok. Vi sto tagliando un po' perché sarà almeno un quarto d'ora che io sto viaggiando avanti e dietro qua, ma non capisco dove trovare l'altra batteria. Ah, questa era chiusa? Batteria? Batteria? Però non trovo l'ultima batteria, ragazzi. Qui c'è un Huggy Wuggy. Però è simpatico, faccetta simpatica, birbantone. Però non... vedi, qua si torna indietro. Qui ci sono le casse. Qui noi dovremmo andare. Vedi, qui dobbiamo andare. Ah, ma c'erano queste qui. Ah, madò. Io pensavo fossero i fini di questa, della porta principale. Vuoi vedere che dobbiamo fare così? Ok, ci siamo riusciti. Un quarto d'ora sono stato a girare come un matto. La cosa divertente è che io venivo qui e dicevo: ah, ok, vuoi vedere che questa macchinetta deve distruggere quello? E dicevo: va bene, ok. Come apro la porta? Vedevo i fili, ma io li ricollegavo a questi. A questo, come se tutto fosse un circuito per aprire la porta. Quindi dicevo: vedevo i fili e pensavo fossero questi. Non avevo pensato che erano i fili di questa porta sola. Cavolo! E va... Guarda che simpatico, guarda come guardano, questo smiling critters infame. Ai ai ai, ragazzi. Guarda che ci siamo riusciti, eh? Fai! Questo volevo fare. Ecco, va. Molto bene. Allora, Huggy Wuggy, gioia mia, quanto mi sei mancato, vai! Huggy Day keeps the monsters away. Two hugs a day is better in every way. Va bene. Hugs forever. Hugs are non-stop. Ah, certo. I'm gonna hug you until you pop. Purtroppo lo abbiamo visto quello fa veramente. Ah no, ok. Beh, basta così. Non so se sia un segno il fatto che un peluche di Catnap ci abbia fatto spreadere un colpo. Vabbè. Andiamo avanti. Ok, dobbiamo recuperare questa cavolo di batteria. Mi piace lo stico kart incredibile, è molto bello, ragazzi. Pensate ad andare avanti oggi, invece mi sa che in questo episodio siamo quasi a 45 minuti di registrazione, ragazzi. Non siamo riusciti a fare granché, mettiamo la maschera subito. Mi aspettavo di andare più avanti, invece no. Qui c'è del fumo incredibile. Ai ai ai, mi sa che quel peluche di Catnap non è un buon segno, eh. L'avete visto, vero? Io l'ho visto, eh. L'ho visto, qui sotto, l'infame, eh. Ci ha sparaflesciato il fumo e si è dato, eh. Altro che playground. L'ho visto io, eh. Poi lo vedrò in editing, l'ho visto. Ho visto quel musetto viola, eh. Mannaggia lui. Posso levarmi la maschera? Ok, era solo in quella stanza, vedi. Infame. Ok, qui c'è un... ok, qui c'è una lavagna incredibile. Oh, buono! Tutto bene? Oh, un po' mi
manca però il fatto di non poter raccogliere i fogli come gli altri capitoli, leggere un po' questa cosa, un po'... mi manca questa cosa, però... Ok, no, dobbiamo fare così. E qui si va così. Ok. Ok. Ah, era una porta sus segreta? Ok. Qui? Ah, ok, qui si va qua. Ok, ok, perfetto, perfetto. Birbante di un catnap. Ragazzi, andremo un po' avanti, oggi bisogna un po' più lungo, però volevo fare qualche cosa almeno. Ecco fatto. Bene. Abbiamo aperto pure l'altra. Ci siamo. Siamo riusciti a sbloccare l'altra porta. Ci abbiamo messo più del previsto, però vabbè dai. E pure la blinder, ragazzi. Quando lo rifarò l'episodio extra, vi taglierò tutto. Perché in fondo ormai ora me lo ricordo. Sta. Salvataggio, meno male, va. Ok. Qui era Katra, più l'ho visto, eh. Era qui sotto. E mo dove sta? Era qui sotto, io l'ho visto, eh. Ha fatto cucù, ci ha sparaflesciato il fumo e si è dato, eh. Oh. Via, eh. Ok. Oh mamma, è questo che... E per usare la torretta. Io lo posso tirare a testa, sarebbe fighissimo. Ah, così, tipo? Ah, ok, ho capito, aspetta. Allora, così, forse? Così? E questo dobbiamo fare così? Ah, ok, questo no, sbagliato. Quello punta lì e questo. Ah, forse ho capito. Così? Forse così? Ok, figo, figo, ok, ok. Ok. Vabbè, figa l'idea di queste torrette. Che però non è che ho capito il senso. Fanno quello che facciamo noi praticamente. Giusto? Quella è aperta, ma dobbiamo aprire questa. Questa? Questa come fa? Ah, ho capito. Dai, sono forte, eh? Così. Preso? Ok, quello l'ho preso. E mo dobbiamo fare così. Se così è giusto, deve essere per forza giusto così. Ah, perché questo coso me lo taglia. Secondo me è giusto così. Mi colpisce questo muro. Ragazzi, io sto oltre un'ora di registrazione e probabilmente vi avrò tagliato un po' in questo episodio, perché tra il quarto d'ora e passa a trovare la batteria e questo coso che non avevo visto che c'era questa cosa qui. Vi avrò tagliato almeno 20 minuti, penso, di esplorazione pazza per la batteria e questo cavolo di enigma che l'avevo risolte le torrette, ma c'era il muro da vabbè. Lasciamo perdere. Va bene. Mi meriterei un premio qua, eh? Qui sono tutte cose... Quindi non so se c'è un altro checkpoint adesso. Non so come funziona. Vabbè, andiamo un pezzetto avanti e poi concludiamo questo episodio incredibile. Non è successo niente di sus qua, eh? Cioè, abbiamo aperto la porta, abbiamo visto Catnap, però... Diciamo che... Salvataggio, meno male, ma... Questo?
Mi rode che non abbiamo trovato la VHS, però la troveremo nell'episodio extra probabilmente. Abbiamo aperto la porta, abbiamo fatto un po' di enigmi, batteria, vabbè dai, saliamo, dove sta manna? Cioè, quindi che avremmo risolto noi qua? Cioè abbiamo attivato la corrente, quindi adesso Playcare funziona di nuovo? Giusto? Ma perché Holly non ci ha più chiamato? Ma questa è l'entrata. Postaccio, ragazzi. Vabbè, andiamo Holly, va? Ok, torniamo giù. No, no! Let go! They didn't do anything wrong! They're actually here to help. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. Cioè, non so you che deserve dire. An explanation. Ma io devo concludere l'episodio, sto oltre un'ora! Hey, you'll be okay. We'll be okay. Ma! Oh, che dolcezza! Ma poi scusa, lei non era cattiva! Loro due. Vabbè, ora non fa la swag con le braccette così. Ma io devo andare a... Io mi fermerei qui, ragazzi. Che dite? Mi fermerei qui assolutamente. A parte che mi sono preso quasi un infarto, perché non mai mi potevo immaginare una cosa del genere. Però allora, uno, Poppy. Oh, io non dimentico, c'hai fatto dei raggi col treno. Ok che volevi che ti aiutassimo, però ce lo potevi chiedere in maniera più gentile. Poi Kissimissi, ok, l'avevamo vista che stava guardando la foto. Questa scena l'abbiamo vista nel trailer. Mi chiedo che rapporto ci sia tra loro due. Di amicizia, forse, non so. A parte che Kissimissi ci stava per mangiare. Io dissi nell'episodio di Kissimissi nel capitolo 2, quando l'abbiamo incontrata per la prima volta, che lei fa strano che è l'unico giocattolo buono, quindi alla fine secondo me ci vuole mangiare. E secondo me se Poppy non interveniva, ci mangiava. Però va bene. E com'è che gli ha detto questo posto la rende nervosa? Ok, sussa, vabbè, forse perché si ricorda di quando era una bambina. Cioè, ma adesso Poppy è di nuovo Pappa e Ciccia? Cioè, si è dimenticata del finale del capitolo 2? C'è un'altra Poppy cattiva? Io non credo che ci sia un'altra Poppy, era lei. Però era strana, non lo so. C'è del sus immenso. Sono contento però che è successo qualcosa di sus in questo episodio, altrimenti... era un po' deboluccio, perché ok l'esplorazione, ok l'enigma è incredibile, però mancava qualcosa. Almeno nel finale c'è un po' di sostanza. Quindi come chiamerò questo episodio non lo so. Non lo so. Va bene, io direi di fermarci qui assolutamente e registro subito un altro episodio. Mi dispiace per la videocassetta, la recupereremo un episodio extra. Vabbè ragazzi, io non vedo l'ora di continuare. Che il godo sia con voi e ci vediamo prossimamente con queste bizzarre avventure incredibili in questo posto assurdo. Con Kissimissi e Poppy. Più di così non si può fare niente, perché più di così c'è Kissimissi e Poppy, che vuoi fare? Wow. Ragazzi, che cosa secondo voi? Ci vediamo alla prossima.